E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video. Oggi siamo tornati qui su Bang Bang Racing. Ci siamo lasciati lo scorso episodio quando avevamo fatto l'ultimo campionato della classe Apex, le gara delle gare, e ci avevano detto che potevamo rifarci le gare a livello difficile. Lì per lì non avevo capito che cosa intendevano, però andando a vedere ho scoperto che, come potete vedere in alto a destra sopra il circuito, ora se c'è la facecam comunque ve la sposto un attimo, c'è il casco rosso che sta ad indicare il difficile, come c'è scritto sotto. Rigioca a livello difficile, il calore, il sole sulla spiaggia elimina uno per uno gli ultimi piloti. Insomma, abbiamo queste gare da fare, solo le gare e l'eliminazione, le prove a tempo no, quindi abbiamo da fare comunque. Ora io i campionati non so se me li rifaccio ragazzi, perché insomma i campionati sono abbastanza una rottura di cazzo. Però possiamo comunque farci qualche garetta. Iniziamo immediatamente con quello a livello Endura. Ripartiamo dalla prima, a livello difficile ci prendiamo l'ultima auto, visto che non l'abbiamo mai usata. Ci andiamo dentro Shalux Sands con la gara a livello difficile. Vediamo un attimo come riusciamo a cavarcela, se riusciamo a fare nel miglior modo possibile. Andiamo, dai, vediamo un attimo, mai usata quest'auto, vediamo se iniziamo a sbloccare immediatamente qualche verniciatura. Ok, madonna raga, rispetto alle Apex queste macchine sono completamente, sono veramente lentissime, porca miseria. 3 giri, ok, dai, livello difficile, eh? Ok, la prima se n'è andata, quest'auto non ha il turbo per niente ed è qua anche lento, lo consumo subito il turbo quest'auto, dobbiamo starcene calmi. Ok, una botta di turbo leggera, perfetto. Ok, si va ragazzi, si va. Oh. Ok, perfetto. Vai con il NOS. Manteniamo, perfetto. Ok, inizia l'ultimo giro, signori. L'ultimo giro, non passi figlio di puttana, non passi, perfetto. Ok, dobbiamo saper dosare bene il NOS, altrimenti rimaniamo senza NOS ed è un problema. Ok, ci manca poco ragazzi, poche curve, dobbiamo affrontare l'ultima curva a sinistra e ce l'abbiamo fatta anche a livello difficile, signori. Perfetto, vediamo un attimo se abbiamo sbloccato già qualcosa. Non abbiamo sbloccato un cazzo, ottimo. Queste gare sinceramente non è che mi fanno... Dobbiamo 2 cose d'oro perché abbiamo fatto anche a livello difficile. Ok, aerodrome, gara standard, aerodrome, insomma questa qua spicca per la grande velocità massima. Però insomma io mi prenderei questa che ha il NOS. Eccoci qua, aerodrome, madonna raga, spettacolo così la macchina. Si va signori, si va. Ok ragazzi, bel caos, bel casino qui, bel casino. Non abbiamo neanche le scorciatoie. Dai, guarda questo che ti viene addosso che non sa guidare. Mortacci tua, ma muori no? Perché non vai a sbattere da solo? Ok, ricarichiamoci il nostro, siamo in seconda posizione. Quel primo di merda ragazzi sta andando, qua c'è il cazzo di olio. Ok, dai. Ok, bella così. Il problema è che siamo quarti ragazzi, vediamo se riusciamo. Perché si è fermata la mia macchina? Ma hanno mandato largo, vabbè ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Non era forse questa l'auto giusta da dover prendere. Potremmo rifarci ragazzi per forza, perché non ce l'abbiamo fatta. Allora, io però ragazzi mi andrei a fare qualche gara un po' più così avanti. Vediamo se riusciamo a farci Monvites. No, questo è proprio a tempo. Vediamo. Rifacciamoci Aero Autodrome però con le scorciatoie. Questa è eliminazione. Ci prendiamo quest'auto qui. Ok, perfetto. Dai, si va così. Signore, allora, questo qua sarà un video un po' più lungo, perché comunque non voglio fare tanti episodi per ogni classe. No, che cazzo, quella glitchata stava in aria. Non voglio fare comunque una serie di episodi come ho fatto magari, dovevo prendere la scorciatoia, come ho fatto magari con a farla di gare che lo faccio, perché comunque dovrei rifare le stesse gare. Ci facciamo qualche gara di queste un po' così per vedere se ce la facciamo a sbloccare qualcosa, comunque per farvi vedere un po' come sono le gare a livello difficile, come sono abbastanza sclerose. Ok, è partito il turno di eliminazione comunque, perché questa era una gara di eliminazione. Ok, bella stretta, doveva girare un po' di più magari. Beh, vai con il turbo, ok, queste auto sono veramente difficili da controllare. Ok. Siamo rimasti in 3, eh? No, non ti piallare, figlio di puttana.
Ok, raga, hanno perso tempo. Madonna, raga, questa è una sofferenza adesso, eh. Però ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Bellissimo. Ok, signori, credo che ce l'abbiamo fatta. Bella così, l'ho presa benissimo. Signori, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto anche questa gara a livello difficile. In modo ottimo, direi. In modo ottimo. Perfetto, possiamo proseguire. Non abbiamo sbloccato un cazzo. Regà, probabilmente le vinciture le sbloccheremo facendole tutte quante a livello difficile. Solo che io, o probabilmente facendoci addirittura i campionati. Ok, ci facciamo questa gara standard a Sakura Speedway con la classe Evo questa volta. Con la classe Evo ci prendiamo l'ultima, anche se fa cagare. Però spicca per la velocità massima, la velocità è importante in queste gare. Quindi andiamocene con questa. Sakura Speedway. Vai così, signori, si parte. Ok, bene, bene, bene. 5 giri, 5 giri, abbiamo il nostro tempo. Guardate, questi che ti vengono addosso non sanno guidare sti figli di puttana. Levati, ragazzi. Guardalo! Guardalo che non si leva! Lezzo! Ma perché io ho preso l'acqua, quello non gli ha fatto niente? Ma dai, ma veramente, ma stiamo scherzando? Ma guardalo! Che si mette in mezzo! Ecco perché sono difficili, perché vanno completamente a caso, vanno. Guardalo! Niente, io rimango qui al lato, loro non fanno una piega, raga. Iniziato l'ultimo giro, signori. Iniziato. Ecco, vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, almeno terzo, ragazzi. Almeno arriviamo sul podio. Almeno arriviamo sul podio. Raga, minchia, queste veramente sono gare difficilissime. Sono gare difficilissime. Adesso facciamo. Bene, 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 bene. Andiamocene di nuovo sulle classi Apex. Ok, signori, siamo a Stone Lakes. 8 giri con la classe Apex. Non è un episodio misto questo, è un episodio misto per farvi vedere un po' come sono le gare difficili, come ci si bestemmia. E adesso qui le gare iniziano a farsi impegnative. Ok, sono qui. Ok, mi sono ricordato che lì c'era. Ma guarda! Che figlio di puttana, io sto a girare e questo si mette in mezzo. Ok, perfetto signori, perfetto, siamo in testa. Siamo in testa, però siamo ancora al quinto giro. Minchia, quell'altro, raga, spingina cifra. Signore, è difficile veramente. È veramente difficile stare davanti con queste auto veramente agguerrite. Mamma mia, ok, abbiamo fatto una bella curva. Bene, 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 bene. Guarda quella come piotta, raga, madonna mia. Ci siamo dietro, Gli siamo dietro, gli siamo dietro. Solo che, madonna, messa pialla di continuo. Si è piallata lei stavolta. Bello, freno, ok. Ragazzi, ce la si può fare. Mancano poche curve. Signori, ce l'abbiamo fatto. Con un inizio difficile, ma ce l'abbiamo fatto. Ragazzi, abbiamo sbloccato per forza qualcosa qua. Cioè, abbiamo fatto una gara stratosferica. E non abbiamo sbloccato una minchia. Ragazzi, qua mi sa che tocca passare i campionati per sbloccare le cose, perché sennò non si va avanti. Signori, un'altra gara, Palm Coast eliminazione, siamo con la classe Endura. Abbiamo preso l'ultima auto, la più veloce della classe Endura, ok. Madonna, raga, è lentissima sta macchina, com'è che è la più veloce? Che ciò che mi blocca, raga? Veramente, sì, veramente questa è la più veloce. Siamo messi male se questa è la più veloce, raga. Guarda che lentezza, oh. Guarda, non gira. Guarda che assurdo. Ok, siamo sesti. Vediamo se riusciamo a ripararci la macchina. Ok. Ragazzi. È tosta. Levati dal cazzo. No, ma superato alla fine. Non ci credo. Che ho preso l'acqua. L'acqua sotto quel ponte di merda. Va bene, dai, va bene, raga. Non fa niente. Signori. Sono 20 minuti che registro. Minchia, si è fatto buio qua dentro. What the fuck, devo accendere la luce. Comunque, signori, adesso non so se mi riuscite a vedere bene o no. Non lo so, sto giocando al buio. What the fuck, sto giocando al buio. Non vi porto, ragazzi, altre 4-5 episodi dove facciamo tutte le classi con i campionati, eccetera. Anche perché ho già fatto queste gare, sia campionati che altre cose. Non a livello difficile, ma comunque già l'ho fatte. Quindi le gare le avete viste come sono. Avete visto adesso questo episodio di all'incirca una quindicina di minuti, dove abbiamo fatto qualche gara difficile, dove avete visto com'è appunto tosta fare queste gare a livello difficile. Io concludo questa serie, di Bang Bang Racing, che ci ha accompagnato in questi 8 episodi. Arriveranno tante altre nuove serie, arriveranno
molti giochi sulla PlayStation 4, che ho comprato la PlayStation 4, tante novità. Quindi, vi lascio un like, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.